alleluia, alleluia. Don Donato, assistente ACR della diocesano della diocesi Conversano Monopoli. Don Donato, le vorrei chiedere che cos'è successo stamattina a Rutigliano, questo grande corteo festoso, gioioso di giovani, per la pace credo, no? Sì, oggi i ragazzi dell'Azione Cattolica diocesana hanno invaso un po' pacificamente Rutigliano per invocare questo dono della pace da Dio. È stata una festa da una ventina d'anni che l'Azione Cattolica Diocesana nel settore dei ragazzi organizza questa festa girando per i paesi della diocesi. Quest'anno è toccato a Rutigliano e vogliamo testimoniare la pace, che è un valore sempre attuale da chiedere, da testimoniare concretamente e poi da chiedere come dono da Dio. Per questo la festa prevede questi aspetti, una manifestazione per le strade della città con canti, con musiche intonate alla pace e al cammino associativo dei ragazzi, e poi questa festa si chiude con la celebrazione eucaristica. Oggi è stato anche bello poter celebrare nella piazza di Rutigliano, accompagnati dalla pioggia e dal sole anche. E vogliamo che questo dono possa essere concretizzato nelle nostre comunità a partire dai ragazzi. Il mese di gennaio per l'associazione è destinato alla riflessione su questi grandi temi. Infatti il mese si apre il 1 gennaio col messaggio che il Papa dà alla Chiesa per la Giornata Mondiale della Pace. Quest'anno il tema che il Papa ha voluto sottolineare è proprio l'educazione dei giovani alla giustizia, alla pace, alla legalità. Noi vogliamo impegnarci in questo, guidando i nostri ragazzi nelle associazioni a vivere nel rispetto dei diritti degli altri, nella pace, nella legalità, nella giustizia. Si impara sin da piccoli a vivere su questa via della legalità, della giustizia. Questa manifestazione poi, per concludere, è anche ha uno sviluppo concreto. Noi sosteniamo dei progetti concreti di carità. Quest'anno tutti i ragazzi hanno collaborato, raccogliendo anche delle offerte, per aiutare delle ragazze disagiate in Bolivia che sono detenute. Queste ragazze che hanno sbagliato, che hanno delle difficoltà anche con la giustizia, solo nell'aiuto degli altri ragazzi, degli adulti, possono recuperare la via del diritto, la via della giustizia. Noi dobbiamo sostenere anche concretamente questo impegno. Grazie. Maria Carmela, responsabile ACR diocesana, quanti comuni, quante ACR e di quali comuni hanno partecipato stamattina a questa manifestazione per la pace? Sì, stamattina erano parecchie i comuni che hanno partecipato, le parrocchie dei vari comuni, erano circa 9-10, c'era con noi Castellana, Conversano, Noci, Putignano, Alberobello, Fasano, Monopoli, Rutigliano, Cisternino e Polignano. Il prossimo anno dove la fate la manifestazione? Dovrebbe toccare a Conversano, alle parrocchie di Conversano.